Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo come avete detto dal titolo sarà un nuovo video haul. Ho pensato infatti di farvi vedere un po' tutti gli ultimi prodotti che mi sono arrivati e che sto testando nell'ultimo periodo. Prima di iniziare con il vero e proprio video volevo aggiornarvi su un bel pacco che ho ricevuto proprio ieri pomeriggio. Come potete vedere ho ricevuto da Lidl Italia alcuni capi della nuova collezione Esmara by Heidi Klum, che naturalmente troveremo in tutte le filiali da lunedì 18 giugno. E davvero questa collezione estiva che si chiama Let's Love Summer è davvero molto molto ampia e i capi sono molto carini. Uno tra l'altro è questa blusa che indosso in questo momento. Ci tenevo però a farvi vedere in anteprima alcuni capi che ho ricevuto e poi a chiedervi una cosa. Abbiamo in primis questo vestitino nero abbastanza trasparente, anche scollato, questo ricamo da orientaleggiante. Secondo prodotto, un vestito che avrei voluto acquistare io, ossia questo maxi dress, è davvero lunghissimo e ha un grandissimo spacco. Abbiamo poi questo jeans nero classico, il modello è Girlfriend, come potete vedere della collezione fa parte anche questo vestito bianco e tutti questi altri pezzi qui. Ora io volevo chiedervi assolutamente un aiuto, mi piacerebbe girare naturalmente un video anteprima in cui vi parlo di tutta la nuova collezione quando naturalmente la vedrò bene sul volantino, perché comunque ci tengo a dirvi anche le misure e i prezzi. Preferite un video magari haul che vi faccio vedere il capo magari in mano, oppure un video haul vestiti indossati magari con qualche foto, con qualche indicazione in più? Fatemi sapere come sempre nei commenti. Proseguendo poi faccio vedere in primis tutti i prodotti di make up. Ho ricevuto grazie ad Octoly e Smashbox Photo Finish Foundation Primer Radiance with Hyaluronic Acid, contiene 30 ml. Sono stata molto contenta di provare appunto questo primer perché ho notato che ha un inci abbastanza buono, infatti non contiene né paraffina né dimeticone, è un pochettino sintetico, ma ho visto che fra i primi ingredienti troviamo acqua e burro di karité e naturalmente anche acido ialuronico. Si presenta quindi in questo modo, il packaging è molto bello e il prodotto è davvero compatto. Non è un primer viso trasparente, è, vedete, colorato e molto molto luminoso. Quando però viene a contatto con la pelle e appunto viene steso con le dita, tutto diviene quasi una crema molto leggera e trasparente. L'ho provato già due volte e posso dirvi che ho notato proprio toccando il viso un'enorme differenza fra le parti in cui non ho applicato il primer e le parti in cui l'ho applicato, in quanto la pelle risultava molto più compatta. E ragazze, sono rimasta davvero molto entusiasta, secondo me è un prodotto ottimo e che dura anche nel tempo. Proseguendo ancora con il make up, anche questo mese ho ricevuto la My Beauty Box naturalmente di maggio, che ha questo packaging esterno molto carino e davvero ragazze la box è ricca di prodotti, in quanto si festeggia l'anniversario di My Beauty Box e proprio per questo è stata denominata Happy Birthday My Beauty Box. E i marchi presenti nella box sono Speckiasol, Equilibra, We Makeup, Amovita, Novex Gold, Algacel e Nabla. Vi ricordo come sempre il codice sconto del 15% sul sito ufficiale My Beauty Box, che vi lascio qui in sovraimpressione, per tutti i tipi di abbonamento, quindi mensile, semestrale oppure annuale. Poi naturalmente troverete tutto anche giù nell'info box. E quindi io direi di iniziare subito a scattare. Come prima cosa ho trovato questo dépliant appunto di Equilibra, della nuova linea di make up Love's Nature. E ragazze, tantissime di voi mi hanno chiesto appunto di questa linea di make up di Equilibra, ma io finora non sono riuscita a trovare niente da nessuna parte, quindi appunto non posso darvi una recensione e neanche dirvi se hanno un buon inci o meno. Del marchio Speckiasol troviamo la crema viso multiattiva, Multi Active Face Cream, per tutti i tipi di pelle. La confezione contiene 50 ml di prodotto, ha un PAO di 6 mesi e come potete vedere da qui è super certificata e si chiama Morning Se.
o Morning Tea. Il packaging in vetro è molto carino. Del marchio Novex troviamo il Salon Blindage Capillar trattamento sellante pre-secado con cheratina del Brasile. La confezione contiene 90 grammi di prodotto e non ha assolutamente un buon inci in quanto contiene dimeticone e vari siliconi. Algacel The Scrubber linea viso, scrub viso delicato a base di argilla gialla del Brasile, miele e perlite. Wow, è bellissimo, in questa confezione tipo monodose, addolcente e setificante per tutti i tipi di pelle. E anche questo prodotto un pochettino sintetico, ma ha un buon inci. La confezione contiene 20 ml e ha un PAU di 12 mesi. Nella box di Equilibra ho trovato, oltre che il prodotto che vi farò vedere fra poco, anche questo campioncino del Love Natural fondotinta, fondotinta liquido. La confezione contiene 3 ml, è nickel tested, è composto al 99% di ingredienti di origine naturale, che ha un inci ottimo. E proprio di Equilibra ho trovato una matita labbra, questa è la Lip Pencil, alta percentuale di origine naturale, infatti ragazze ha un inci ottimo. Questo è il packaging, molto minimale, molto classico, e lo swatch è questo marroncino tendente un pochettino a rosa. Prima di farvi vedere gli altri due prodotti di make up, ho trovato questa crema I Nobili Giardini Italiani Camellia dei Duchi Veneziani, crema corpo tonificante, 95% origine di ingredienti di origine naturale, contiene 300 ml e ha un PAU di 12 mesi. Vi confermo appunto che anche questo prodotto ha un buon inci. Non lo apro perché ho deciso di metterlo in palio per voi in questo video, come infatti in ogni spacchettamento My Beauty Box cerco di regalarvi qualcosa anche per premiarvi della vostra fiducia, dei bei commenti e che mi seguite sempre. Giù nell'info box troverete come sempre tutte le regole per il giveaway e mi raccomando partecipate in tantissime. Di Nabla ho trovato il Laser Liner Long Wear Metallic Liquid Liner nella colorazione Purity, è infatti uno degli eyeliner di Nabla. La colorazione, come vedete, è molto molto particolare perché è un bianco shimmer con all'interno dei glitterini, si stampa e è molto difficile anche da rimuovere, l'ho già swatchato una volta e nonostante il colore particolare secondo me può essere utilizzato non solo come eyeliner ma anche come punto luce all'interno dell'occhio. Lo scovolino devo dirvi che non mi piace tantissimo perché io preferisco quelli rigidi, questo invece come potete vedere è più uno scovolino morbido e anche questo eyeliner devo dirvi che ha un buon inci. Infine nella box ho trovato un prodotto che non vedevo l'ora di provare, della We Makeup, ed è uno smalto unghie, anche qui ci siamo a ingredienti ottimi, è il numero 06. Il packaging esterno devo dirvi che mi piace tantissimo, è molto elegante, naturalmente è in vetro e il colore è questo fucsia molto bello. Ed infine ho fatto un ordine dal sito Sephora in quanto dovevo prendere per mamma una crema e ho approfittato, ho visto delle novità Fenty Beauty e ho acquistato anche una cosina per me. Sono contentissima che nel pacco adesso mettono anche le bustine. Ho deciso di acquistare questo mini kit di Fenty Beauty Bomb Baby Mini Lip and Face Set, in cui troviamo l'illuminante e il gloss bomb. L'highlighter ha 2,2 grammi di prodotto mentre il gloss bomb 5,5 ml e appunto questo è il Fenty Gloss Bomb che ha praticamente questo odore vanigliato davvero buonissimo. Il packaging esterno è spettacolare. Naturalmente entrambi i prodotti del kit non hanno un buon inci. Della confezione faceva parte anche Lustra Baby, ha sempre il solito packaging degli illuminanti Fenty Beauty, però aprendolo naturalmente è più piccolino, ha suo specchietto. Non l'ho preso tanto per utilizzarlo come illuminante viso perché comunque non ha un buon inci e sul viso preferisco sempre non utilizzarlo, ma più che altro per dare luce allo sguardo.
È un illuminante oro molto carino, non è matte, è shimmer e davvero si vede moltissimo. Passando ai prodotti non beauty, ho ricevuto due pacchetti da Lala Lab. È un'app che permette di stampare vari tipi di fotografie, ma non solo foto semplici, anche quadri, fotolibri, eccetera. In questo più grande ho fatto stampare in questa sorta di cornice o una foto singola grande, come ho scelto di fare io, oppure quattro foto più piccoline. Ho scelto questa stampa da mettere all'interno della cornice, che mi è arrivata direttamente da loro, mentre invece questo pacchettino più piccolo contiene una box di foto vintage, The Biggie Box Lala Lab, con questo packaging molto carino. All'interno infatti ho fatto stampare 70 foto molto belle. Ho preferito scegliere foto a cui sono molto affezionata, come ad esempio questa mia del patatone a Londra, questa del patatone a Perugia e così via discorrendo, questa a Milano, eccetera. Insomma, sono davvero foto bellissime, hanno una qualità alta e sinceramente adesso le ho anche maneggiate più volte e non si sono mai rovinate. Dai prodotti Lala Lab sono rimasta davvero molto soddisfatta, sia dalla foto che è stata stampata perfettamente, sia per queste foto vintage tutte singole, che appunto sono di qualità eccezionale. Lala Lab ha riservato per voi un codice sconto che vi lascio qui in sovraimpressione, grazie al quale potete avere uno sconto di 8 euro sul primo ordine, oppure il 25% di sconto nel caso già aveste effettuato un ordine in passato sull'app o sul sito Lala Lab. Ancora riguardo prodotti extra makeup, da Amazon ho ricevuto queste due luci che sono davvero molto belle, che io volevo mettere appunto qui nella mia postazione make up. La prima è questa, di design semplice ma comunque molto luminosa, mentre la seconda è, wow, già si è illuminata, tonda. Anche questa devo dirvi che arreda moltissimo e entrambe funzionano semplicemente con il cavetto USB. Naturalmente di questi prodotti vi lascio il link giù nell'info box. Ed infine, per le amanti della cartoleria come me, anzi più che altro delle agende, ho ricevuto un pacchettino dal marchio Local e Urban con all'interno due prodotti. Sono due planner da tavolo, uno settimanale mentre l'altro giornaliero. Il più grande si chiama Daily Planner ed è composto, vedete, da questa pagina in cui troviamo all'interno la data, i giorni della settimana, le cose da fare, le cose da comprare o che avete comprato. Ve ne faccio vedere una compilata per farvi vedere naturalmente come lo sto utilizzando. Ad esempio, questa è la giornata del 30 maggio e era un mercoledì, quindi ho sbarrato Wednesday. Tra le cose da fare, naturalmente, ho scritto tutto shopping, in questo caso ho acquistato delle cose da OVS, e qui tra le note ho scritto tutte le palette di Make Up Revolution che vorrei prendere, anche perché voglio farvi un video appunto proprio su questi prodotti. Abbiamo il Wiki Planner, questo planner settimanale, diciamo, da scrivania. Qui viene scritto la settimana da quando a quando, quindi ad esempio questa era dal 28 al 3, e tutti i giorni, inizia da lunedì, e questa cosa è molto furba: Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, e poi c'è weekend. E qui ad esempio io per praticità divido in questo modo, metto sabato e domenica, perché comunque per me sono due giorni anche lavorativamente molto pieni e c'è spazio per scrivere tutto ciò che volete. E invece qui sopra più o meno è come il planner, quello giornaliero. Naturalmente vi lascio tutti i link e tutti i riferimenti Local e Urban giù nell'info box. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di partecipare al giveaway, di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!